Eccomi ragazze di nuovo con voi con il secondo video. Vi ho lasciato con il primo video dove vi chiedevo appunto quale di questi charm potessi togliere dal bracciale. Se non l'avete visto, andatelo a riguardare un attimino, così mi date una mano per sistemare il bracciale, il nuovo bracciale tutto cuori che voglio fare utilizzando appunto questa 19 rigida. Prima erano qui sopra, però ho cambiato bracciale. Ora io inizierei con il mettere un pendente. Allora, innanzitutto il pendente centrale che voglio mantenere ovviamente è un pendente un pochino più grande, no? In questo caso anche l'altra volta ho utilizzato questo come centrale e all'interno, come vedete, ho lasciato la scritta Love, ma si possono inserire anche delle petite, c'è spazio per un'altra petite, volendo anche un pochino per cambiare. Comunque per il momento, visto che poi grazie ai vostri commenti probabilmente avrà un altro giro di boa questo bracciale, lo voglio lasciare per il momento così. Di pendenti ne sono 12, di charm ne sono 12, quindi ragazze, diciamo almeno per quanto riguarda un pendente e un charm ci siamo. Iniziamo con questo. Questo è un pendente, quello mamma e figlia, credo, no, I love you, me you, perdonate. È quello che è un po' su rosso fucsia, rosa fucsia, ecco, vedete com'è? Molto carino, double face, questo andrebbe benissimo su una collana, ma in questo senso oramai la voglio posizionare qui. Lo voglio inserire appunto, come vi dicevo prima, come si dice? Nel bracciale, ma nella parte diciamo finale, quindi qui lo faccio passare. Questo non ha un verso, quindi lo posso far tranquillamente passare così nella filettatura. E questo è il primo pendente che sta vicino alla chiusura del bracciale. Passiamo ora ai charm. Allora, vicino a quel pendente, io volevo metterci questo charm qui, questo qui, perché mi sembra uno, mentre questo c'ha il pezzettino pendente, che magari sarebbe bene nella parte centrale, secondo me questo sta benissimo vicino, appunto, vedete? Secondo me non ci sta male. Poi andiamo avanti con un altro pendente. Io ho questo che sta sempre un pochino nel dubbio, un vintage. Che bella, c'è la ghiera fatta tutta a rose. No, ragazze, è stupendo. Questo qui è un libro. Si apre. Mo' per aprirlo. Sì, comunque. Alla calamita. Vedete? Guardate cos'è. Aspetta che si sa questa corrente. Ecco, ce l'abbiamo fatta, sì. Vedete? È molto bello. È molto bello, questo è molto carino, è di significato ovviamente, ha il cuore anche dietro, sempre come il tronchetto della felicità, c'è il cuore con la freccia, molto molto carino, è bello. E comunque, queste sono le roselline che fanno parte della ghiera, so più belle queste che tutto il resto, cioè questo è stupendo, però questo qui lo voglio mettere vicino. Ah, aspetta, al cuore questo qui, oh, quindi lo lascio da parte, speriamo di ricordarmelo. Ora utilizzo questo. Questo l'ho acquistato da una ragazza tempo fa sui gruppi, Sabrina Sole, se non sbaglio. Ha tutta, vedete, tutta la scritta dietro, love you, a questo, guarda, qui c'è la punzonatura ovviamente, guardate quanto è fatto bene. Questo è stato molto fakeato, ragazze, quindi attenzione. Vedete com'è fatto bene? Quindi diffidate dalle imitazioni, guardatelo bene. Ovviamente è un pochino usurato, ma per forza di cose. Ecco, ve lo faccio vedere un pochino meglio, proprio perché è stato molto fakeato, eh? Bello, bellissimo. Io questo lo metto subito così a venire. Ok, che occupa la ghiera, occupa veramente pochissimo spazio e a questo punto posso metterci lui. Vedete?
perché occupando poco spazio, diciamo, riesco, vedete? Riesco a farceli stare in pochissimo spazio e questa potrebbe essere una cosa. Non l'ho messo dalla parte della scritta perché ho paura che il pendentino mi vada a sbattere troppo qui, mentre qua adesso ci voglio mettere qualcosa che non sbatta tanto come questo pendente qui. Questo pendente è il pendente quello che vi ricordate che è doppio, no? Per le sorelle. Cioè, ce n'è un altro speculare uguale, chissà. No, io non ce l'ho. Boh. Ce l'ho o no? No, l'ho dato a mia sorella probabilmente. Ah, giusto. E c'è scritto, molto carino, molto divertente, c'è scritto My Special Sister. La mia sorella speciale. È molto carino, graziosissimo. E ha appunto questa parte piatta qui che io voglio subito inserire. Dove vai tu, pallina? Inserire qua. Così. Vediamo, vediamo, vediamo. Vedete? E ci sta in questo modo. Dove vai tu? Ecco. Che così non dà fastidio alla gocciolina rosé. E questa potrebbe essere già una parte. Aspettate che qua. No, io devo sistemare questo discorso della batteria comunque. Vabbè, prima o poi lo farò. Allora, abbiamo finito con un pendente. Ora arriviamo a lui. Io questo lo voglio lasciare per ultimo perché se mi votate lui come quello da andarsene proprio fuori, faccio presto a toglierlo. Però è bellissimo. Io non lo so perché. Forse perché c'è un colore che non è sull'argento, ma è argento e questo azzurrino chiaro chiaro, quasi grigio. Ma dov'è la punzonatura qui? Aspettate, che mi sto perdendo. Questo stava pure da Daniela Boraggine, dal plateau di Daniela Boraggine, ma veniva un po' troppo e non l'ho preso. L'altro per fare, diciamo, un discorso speculare. Ma guarda te. Ah, forse è qua. Boh. No, ragazzi, io questa. La punzonatura non la trovo qui, eh. Mi piace questa. È originale perché l'ho preso in gioielleria, però. Però, dove sta? La troverò, come ho fatto l'altra volta. Vi ricordate che non trovavo, non trovavo, poi alla fine l'ho trovata. Però vederla così dal video. Io non riesco a capire bene tutto, 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 quindi portate pazienza, ve la troverò e vi dico dov'è. Intanto lasciandolo da parte, perché almeno. Dai, su. Lasciamolo da parte perché almeno così lo teniamo per ultimo. Ora possiamo tranquillamente. No, visto che è sorella, ci metto il charm della sorella. E ovviamente non poteva mancare il charm sister. Giusto, no, ragazzi? Eccolo qui. È tutto in tema. Dai, ci sta bene. E ora passiamo all'altro pendente. Vediamo che cosa c'è. Oddio, c'è il cuore. No, non voglio il cuore. Troppi cuori uguali. No, no, no. Questo dopo. Ci metto come pendente. Sì, ci metto questo. Questo è Forever e Always. Per sempre. No. Sì, guardate un po', giusto? Che sono un po' cicatella. Sì, è giusto, è giusto. Molto carino anche questo, vedi, dedicato alla moglie. Molto bello. La mia bella moglie. E questo qui, con la sua bella punzonatura, ha tutta la ghiera tempestata di zirconia cubica. Bellissimo. Questo si apre, eh? E che dobbiamo fare? Non facciamo vedere che si apre. Maria, che ogni volta va apriste cose. Ivana mi sa che mi deve rifare le unghie fra un po'. Vabbè, ragazze, fidatevi che si apre anche perché, come vedete, è qui alla cerniera, ma adesso in questo momento ho difficoltà nell'aprirlo. Poi vediamo a bracciale finito che cosa accade. Comunque, questo lo metto immediatamente qui. Che così inizia a dare un pochino di luce con questa zirconia cubica. Vedete? Ecco, già inizia a dare un po' di luce. Ora,
Detto ciò, bisogna passare immediatamente un altro charm e secondo me questo ci sta benissimo. Infatti mi ci piace proprio tanto perché ha anch'essa la parte di zirconia cubica, come vedete qui, questa è la punzonatura, bene. You and me, bellissimo. Però vedete com'è? Però è discreta. I love you. E you and me. È molto discreta, mi piace tantissimo. E io questo lo metto proprio qua vicino. Bello, mi ci piace veramente, veramente tanto. Adesso contiamo 1, 2, 3, 4. Quindi siamo quasi, quasi al termine per mettere il centrale. In effetti, come vedete, già sta quasi a centrale. Ora un ultimo pendente che non sia lui. Vediamo un po'. Questo no, questo me lo voglio tenere per dopo perché comunque è molto simile, quindi non mi ci piace. E di pendente ci metto il doppio, anche perché questo pendente qui è molto carino, ragazze, guardate. Scusate. Allora. Ecco. Ecco, con la filettatura e tutto quanto, questo ha un cuoricino che è tutto con la zirconia cubica è uno che gli sta praticamente all'interno, gli passa all'interno, che è semplicemente argento, fatto benissimo anch'esso. E questo qui, secondo me, sta molto bene perché essendo un doppio cuore, no, la pallina! Sì, mi sono giocata la pallina. Richiama il doppio cuore che appunto è del Charm. Vedete? Così, mi piace tantissimo. Ora. Siccome al centrale ci voglio mettere lui come pendente, devo studiarmi che charm metterci. Io ci vorrei mettere questo qui vicino e poi appresso, appresso, io voglio usare questo termine, appresso, ci metterei questo. Che ne pensate? Oddio, non si vede. Io facevo tutto da me, scusatemi. Allora, o così, oppure un'altra idea che mi era venuta, lui, no, no. Forse anche meglio questi due e oh, mannaggia santippe, ecco qui. Io vorrei metterci questi due, che sono quelli che si aprono. Secondo me ci stanno anche meglio. Dai, vada per questo. Questo è quello di mia figlia, molto bello. Guardate quanto è bello, ve l'ho fatto anche intravedere un pochino prima. È bellissimo. Questi sono affogati, un po' come l'anello sigillo, ve lo ricordate? E questo è un brillantino, questa è una piccola calamita, è un cuscino con all'interno l'oro, l'oro 14 carati e un piccolo brillantino 010, sì, 0,01 carati, giusto, detto bene. Ah, mamma mia, allora, vada per questo, vada per questo. Ovviamente consigliatemi se c'è qualcosa che magari può andare meglio di come sto facendo. Ora, passa e subito. A rapporto il nostro pendente e che vi ho fatto vedere anche prima e vi faccio vedere anche questo spettacolo che c'è scritto Love, ovviamente questa è la punzonatura, eccolo qui, anch'esso si apre, però anziché esserci, vedete che bello, bello. Anziché esserci il questo non ha non, innanzitutto non ha la calamita, aspetta, c'è un yes, come la proposta di matrimonio, no? Dimmi di sì, c'è un anellino, eccolo qui, con un brillantino, e vai. È molto carino, questo è veramente molto 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 carino. E secondo me, siccome hanno lo stesso, più o meno lo stesso tema, secondo me ci sta bene qua. Ora, l'unica differenza, questo avendo la calamita rimane così, questo a volte si può aprire. Hanno fatto questa genialata. Ora, io vorrei mettere un altro pendente che può richiamare questo. Allora, o ci metto lui, e secondo me ci sta, o ci metto lui, che forse ci sta anche meglio, a mio avviso. Quasi quasi ci metto lui. Mi piace particolarmente questo qui, l'avete capito? Eh sì, mi ci piace. Dai, dai, ci sta, ci sta. Molto particolare, dà un altro effetto al bracciale, dà movimento. A me piacciono quando i bracciali hanno un movimento, quando non sono piatti, non sono ovvi, scontati. Mi piace tantissimo. E così. Poi mi devo sbrigare, ragazze, perché ci siamo quasi, eh? Ora parto immediatamente con questo. No,
No, con questo no. Mi piace, mi piace, mi piace l'uno. No, 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 no. No, questo c'ha il cosino. Le finestre no, sono troppo sgargianti. Allora, fammi ragionare. Eccolo, ci metto lui. Andata. Così gli dà anche un pochino di luce. Ora passiamo all'altro, che è quello che abbiamo detto prima, ragazze, vi ricordate? Quello con il cuore simile, eccolo qui. Questo è un charm club, un pendente club. Eccolo qui, ve lo ricordate? Quello sempre con il brillantino. Ecco, questo puntino è per fare la luce del brillantino. La ghiera tutta, tutta, tutta fatta così, con questi cuori a sbalzo. Eccolo qui. La punzonatura, anch'esso si apre lì, quello lì all'interno c'è un cuore. Vediamo se riesco, almeno questo sì, ce l'ho fatto, ho saltato il cuore, ho fatto fuori il cuore, no, c'è il cuore, c'è il brillantino, sì, scusate, il brillantino 2017, ve lo ricordate questo? Spero di sì, perché è bellissimo anch'esso, vedete, con la calamita, comunque per aiutare un po' a rimanere fermo, tant'è che si fa così e rimane incastrato, bellissimo. E questo lo voglio mettere appunto. Dov'è? Me lo sono perso. Proprio qua, così. Passiamo subito con un altro cuore. Io ci metterei questo, Love Italia, che non ci sta niente male. Eccolo qui, giriamo, giriamo, giriamo. Anche questo è molto carino, come vedete, c'ha tutti questi, la punzonatura, tutti questi cuori. Vedete, tutti intorno, e poi I Love Italia. Andiamo immediatamente con un altro pendente, a questo punto però ci voglio mettere lui, questo è bello, eh? Questo mi piace tantissimo come pendente, oro 14 carati e argento, molto bello, questo è un fuori produzione che veramente aveva fatto sognare molte di noi, bellissima punzonatura, ecco dietro ovviamente è tutto bucherellato per dare spazio alla luce, come vi ho sempre detto. E questo lo mettiamo qua. Mamma mia, verrà un video lunghissimo, ma d'altronde non voglio ritagliarlo di nuovo, fare un altro video, perché sennò vicino a questo ora ci voglio mettere questo. No, scusate, questo qui. E il perché è presto fatto? Oro 14 carati, oro 14 carati, riprende anche questo, c'è la scrittina You and Me, molto carino. Molto, molto materico questo, questa è la punzonatura, bello, essenziale, molto d'effetto comunque, è un bell'oggetto, anche questo mi è sempre piaciuto, e soprattutto quel ciondolino in cuore, oro 14 carati, mi ha proprio conquistata, vedete? Diciamo che, aspetta, questo lo mettiamo così, diciamo che abbiamo quasi rispettato un po' una continuità. Ora un altro pendente, in questo caso avrei lui da metterci. E che dobbiamo fare? Questo lo conoscete, senza che lo apro, perché veramente poi, ecco, questa è la punzonatura. Questa è tutta la ghiera tempestata di zirconia cubica. Questo si apre e la freccetta scende, cade, ma per rimetterla poi, siccome c'è una catenella che la tiene, per rimetterla poi faccio una fatica immane, siamo già a 18 minuti. Io direi di inserirlo tacendo proprio la questione, inserirlo qui. E questa è la parte un po' più gold. Dopodiché c'è questo che è rimasto, lui. Abbiamo finito i cuori e lui. Ok, allora a questo punto io direi di questo è troppo pesante, forse. Mettere questo, guardate. Ah no, dove vai? Ecco questo, così. Poi subito dopo questo pendente, no, 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 questo pendente qui con la chiavetta, questo mi è stato regalato e mi piace tantissimo. È stato uno dei miei primi, ovviamente, perché questo era vecchissimo. C'era questo che mi sembra che venisse 39, a suo tempo 35, e poi c'era questo che veniva tipo il doppio. Infatti, quando mi regalarono questo, io volevo questo. Vabbè, lasciamo stare, non mi accontento mai. Anch'esso è molto molto bello. Ve lo faccio vedere, vedete, la punzonatura sta qua. Eccola qui, molto bello.
fatto veramente bene. Anche sulla chiave ci sono gli zirconi, la zirconia cubica. La parte sotto della chiave c'è il cuoricino. Diciamo che siamo in tema. Su, però qui ci vuole questa perché già abbiamo. Dove vai? Già abbiamo il charm con i cuori tutti belli tempestati. Ora ci mettiamo lui e adesso ci possiamo mettere lui così. Ovviamente io la casetta a cuore. Aspetta, che qua comincia a diventare un problema perché come vedete già è arrivato. La casetta a cuore ve l'ho fatta giusto giusto intravedere, ma guardate dietro che spettacolo. Ma bellissima, veramente fatta molto molto bene. Le finestrelle, come vi ho detto, si aprono, queste sono le cerniere e dentro c'è questo spettacolo di notte, molto molto bello, questo è veramente bello. E poi abbiamo questo, l'ultimo, quindi ragazzi miei, adesso poi troverò la funzionatura di questo. Mi dovete dire con sincerità cosa tenere e cosa no. Ora io qui però ci volevo mettere un gommino perché sennò questo mi scappa via che è meraviglia. Ma ce l'avevo un gommino una volta. Comunque da qualche parte c'ho un gommino. Adesso lo chiudo perché sennò veramente mi scappano. E il mio bracciale è tutto cuori. Ehi, che fai? Non ti chiudi? Che stiamo facendo? Stiamo pazziando. Ecco. Il bracciale tutto cuori è completato, ragazze. Vi piace? Ditemi la vostra, vi prego. Ok? Un bacio. Ciao ragazze.